Eccoci di nuovo in diretta sulle note degli Spence per aprire questa seconda parte dedicata all'approfondimento della cronaca di Roma, provincia, regione Lazio. Davide Dionisi ancora con voi fino alle 11.30. Allora, come anticipato in apertura, siamo in collegamento con l'assessore allo sport, alle politiche giovanili e grandi eventi, Daniele Frongia, che saluto e lui do il benvenuto. Buongiorno assessore. Buongiorno, grazie. Buongiorno e bentornato ai microfoni della Radio Vaticana. Tanti grandi eventi sportivi previsti per Roma, però io inizierei ad accendere i riflettori sulla Formula E. Sì, ci siamo, abbiamo approvato la delibera, ci sono alcuni passi amministrativi ancora da compiere, abbiamo incontrato i vertici dell'organizzazione proponente e stiamo andando in maniera spedita, visto che già dalla primavera prossima avremo la prima competizione all'Euro. Ecco, come si svolgerà? Avete già idea come organizzare questo evento? Intanto, assessore, dica lei, magari ai nostri radioascoltatori che non conoscono, non sono del settore, non sono addetti ai lavori, magari che cos'è la Formula E? Lascio a lei la parola per spiegarlo. Possiamo pensare a una Formula 1 con vetture però completamente elettriche e silenziose. Bene. Quindi, però il livello agonistico è esattamente lo stesso, tra l'altro chi l'ha seguita a Monte Carlo, prima anche a Londra, in moltissime città importanti in Europa e nel mondo, devo dire, molto avvincente, di certo c'è che coinvolge moltissimi turisti, appassionati, quindi ricadute positive sulla città e nel caso nostro anche ricadute concrete, tangibili per tutti i cittadini da subito, visto che d'accordo con Euro S.p.A. e con lo sponsor, ci saranno anche lo sponsor che è Enel, ci saranno degli investimenti sul territorio, sia sul nono municipio, cioè quindi sia sull'Euro che sul resto della città, in termini colonne elettriche e di altri investimenti. Ovvio che sarà un circuito, diciamo, sia fisico anche virtuoso per tutti i romani che magari saranno invogliati in qualche modo a provare, no? Chi ancora non ha una familiarità con il mezzo elettrico, non solo in quella importante fetta di Roma. Il circuito, l'EUR, assessore, quindi più o meno quanti chilometri interesserà? Qualche chilometro, sotto i 4 circa. Il tragitto, il percorso è in fase di definizione, grosso modo ci siamo, verrà rifatto parte del manto stradale, che quindi per un giorno circa, uno o due giorni, servirà per la competizione, ma i restanti giorni dell'anno rimarrà a beneficio di noi tutti i romani, che quelle strade un po' dissestate le conosciamo. E questa è una bella notizia, soprattutto per le persone che comunque l'Euro è un quartiere, è una zona di Roma molto, molto importante. Assessore, non c'è solo la Formula E, ovviamente, ma le iniziative sportive in cantiere sono diverse per quanto riguarda Roma Capitale. Per l'estate avete ideato un programma, un progetto, anche perché chiuse le scuole, magari con i ragazzi è molto più difficile gestire questa situazione. So che insomma ci sono diverse iniziative in corso, però do a lei la parola per... Sì, ci sono negli impianti sportivi, stiamo organizzando qualche cosa. Già per la notte della musica alcuni impianti sportivi sono detti disponibili, stanno organizzando parte del programma. E avremo poi una notte bianca dello sport a settembre avremo sempre l'importantissima, per noi importantissima, maratona, mezza maratona, la Via Pacis, organizzata insieme alla Santa Sede e alla FIDAL. E nel mentre dobbiamo dire che è appena partito l'Educamp del CONI Lazio, con il quale però stavolta, questa gran novità, collabora anche Roma Capitale. E quindi cosa faremo noi? Riusciremo a portare lì 100 ragazzi, 100 ragazze che vengono da famiglie con fragilità e grazie alla nostra collaborazione non li faremo pagare nulla. È un bellissimo centro estivo perché con gli istruttori federali sarà possibile praticare praticamente qualsiasi tipo di sport. Certo. Questa Ostia, nello stadio, nello stadio comunale di Ostia. Ok, bene, anche perché un occhio al sociale è importante, soprattutto per le persone
che non hanno magari la possibilità di accedere a impianti o di essere assistiti anche da personale qualificato. Benissimo, allora Assessore, noi la ringraziamo ovviamente sempre per gli aggiornamenti puntuali, poi torneremo sicuramente a parlare di sport, di giovani e di tutte le iniziative di Roma Capitale, perché comunque a noi sta particolarmente a cuore il settore. Grazie davvero per il suo intervento. Grazie a voi, a presto allora. Grazie, buona giornata e buon lavoro.